La mattinata di martedì 15 novembre ha visto una serie di interventi legati dal tema del risanamento edilizio, un tema chiave perché ci porta al discorso della rigenerazione dei tessuti urbani e non più alla costruzione ex novo. Tutti i relatori hanno affrontato casi studio di progetti di ricostruzione, di ristrutturazione, di restauro ad edifici vincolati o non vincolati, ma tutti accomunati dal tentativo di istituire un dialogo tra esistente e nuova costruzione, tra tradizione e innovazione. Della settimana della biarchitettura, pomeriggio dedicato al BIM. Qui stiamo parlando di sfide future, ma in realtà anche presenti. Dopo questa mattinata passata appunto a vedere case history, casi pratici legati ai temi principali della settimana, quindi dell'energia, pomeriggio appunto dedicato a queste applicazioni che per noi iniziano a essere nuove, sono nuove. Il tema principale appunto che anche a noi interessa molto è quello del BIM legato alla manutenzione degli edifici. Sempre di più c'è la necessità di tutti i produttori di materiali di creare i loro oggetti fatti con questo sistema BIM, proprio perché poi possono essere utilizzati dai progettisti. Negli interventi appunto abbiamo visto come questa esigenza anche nel futuro sarà sempre più sentita, quindi speriamo anche il nostro lavoro in futuro sarà quello di sensibilizzare il più possibile la regione e anche tutto il mondo dei produttori di materiali a creare questi oggetti che possono poi essere utilizzati nella progettazione. Questo agevolerebbe ovviamente moltissimo anche l'utilizzo dei prodotti italiani.